di Ancona. Del cantiere di Ancona. Sì. Come va la lotta dei lavoratori della tua categoria? Per quello che riguarda Fincantieri siamo in una fase di stallo. Abbiamo adesso scritto all'amministratore delegato chiedendogli di riaprire la discussione perché i lavoratori stanno rimettendo tanti soldi e per conoscenza il Presidente del Consiglio. Dopo di questo l'amministratore ha delegato dicendo che appena tornato dall'estero, perché Fincantieri ha seri problemi finanziari, vista il pessimo andamento dei cantieri brasiliani, c'è stata una forte caduta delle azioni in borsa, si è perso circa il 40% del valore. Questo quando? Da quando si è quotato, è nel mese di ottobre. Lo sapevo. Sì, sì. Appena tornato dal Brasile, sì, ci daranno un incontro e vedremo se ci sono i presupposti per andare a chiudere una trattativa che non sia troppo pesante per i lavoratori, che porti, certo, che tenga, certo, conto non solo delle necessità delle aziende, ma anche di quelle delle persone. Per quello che riguarda a livello nazionale, siamo, sì, in un punto in cui ci sono diversi contratti nazionali in scadenza, stiamo aspettando la convocazione, parlavano del 5 di novembre, ma poi non so se è più arrivata l'ufficialità, per aprire la discussione sulla trattativa sul contratto nazionale. Mi sembra che chiusi solo i chimici. I chimici è una parte un del buon commercio, contratto almeno. Ma a me non sembra un buon contratto. Immaginavo. Ascolta, noi siamo tutti con la Fiom, lo sai, forza Fiom, perché mi ricordo la straordinaria manifestazione del 16 ottobre? Del 2010. Straordinaria. Sì, quando si parlò per la prima volta di reddito di cittadinanza, sì, quando si provò la prima volta che fu un tentativo di sperimentazione di coalizione sociale. Poi ci fu anche la grande manifestazione dell'anno successivo, il 15 ottobre, con i movimenti e quant'altro, che però sfociò in episodi che non fanno parte della cultura e della storia dei lavoratori metalmeccanici, con auto incendiate, carico della polizia. Quant'altro. Purtroppo sì. Purtroppo. Allora un grande in bocca al lupo. Crepi il lupo. A te, a tutta la categoria, a tutti i lavoratori italiani. Grazie ciao. Mille, ciao. Ciao.